Ciao ragazze, come state? Tutto bene? Allora, io mi ritrovo con questo turbante nella testa perché ho appena fatto la doccia e sono le 4 del pomeriggio. Oggi ho iniziato il video un po' più tardino del solito. Mi scoccia sempre farvi vedere pulizie, sistemazione, ci vuole anche un po' di svago. Quindi ora mi preparo e vi porto un po' in giro andiamo a Catania oggi. Stasera andiamo a cenare là. Quindi andiamo un po' prima e poi ci incontriamo con i miei cognati che andiamo in pizzeria, non lo so, vediamo. E niente, vediamo se riesco a girare qualche negozietto. Poi volevo provare la macchinetta Nespresso, quella della Vertuo. Vediamo se a mio marito gli piace il ginseng e a me piace il caffè. Vediamo un pochettino se troviamo la via giusta per acquistarla. Perché già come vedete ne ho due macchinette e lui mi dice, e ha ragione, già abbiamo due macchinette. Quella là della Dolce Gusto l'abbiamo comprata, se non mi sbaglio, ad agosto l'anno scorso, quindi non ha nemmeno un anno e quindi la vede una spesata inutile. Però gli ho detto, queste qua cerchiamo di venderle e magari qualcuno le vuole, perché comunque io le tratto benissimo. Ogni volta che le utilizzo le pulisco, gli faccio sempre il lavaggio del calcare, non le tengo male, magari qualcuno la vuole, quindi vediamo se mi piace e se lui piace giustamente il ginseng, perché magari il ginseng secondo me viene bene dell'Nespresso. Lui dice che gli piace questo della Dolce Gusto, boh, proviamo. Come si dice, io gli metto il semino nella testa, poi possibilmente si decide. E niente, ora mi preparo e usciamo. Allora, sotto la doccia io ho utilizzato questo per lavare il viso, solo che come potete vedere gli avanzi cioè i resti, diciamo, della matita rimangono sempre. Quindi vado a utilizzare una salviettina struccante e mi do un'altra truccata, perché questa mattina sono uscita e io senza trucco non riesco a uscire, ragazze. Trucco che poi vorrei dire, io metto matita, mascara e un po' di fard, niente di che, eh? Anzi, ora d'estate inizierò a levare pure il fard, quindi io trucco zero proprio. Anzi, certe volte in video le ragazze che vedo su YouTube che si truccano benissimo, sembra trucco da estetista e io dico no, io non riuscirei neanche ad avere le basi di un trucco del genere. Però giustamente, come si dice, un dono. Comunque rilavo il viso perché a me il prodotto che c'è nelle salviette dà fastidio. Al solito usciamo il mio mascara, la mia matita, il fard, il pennello e il rossetto. Dai, oggi voglio sgarrare, metto il rossetto della Maybelline. Vado sul sicuro perché non si leva, quindi posso mangiare, fare quello che voglio, che non risulterò tipo clown quando ha tutto il rossetto sbavato, che a me non piace. Infatti prima di utilizzare questo, anni fa usavo quello della Kiko, mi trovavo benissimo, poi non l'ho più comprato perché comunque ve l'ho detto, io non sono una ragazza che gli piace truccarsi, a parte che non mi so truccare quindi. E poi ho comprato questo, adesso lo sto utilizzando un po' più spesso. Per la piega utilizzo sempre questo, mi trovo benissimo, è della Farmaca e appena lo finirò lo rimando a ritirare in internet. Questo l'avevo comprato nel salone in cui lavoravo, però in internet ho visto che è facilmente reperibile. Che vi stavo dicendo? Ok, questo qui lo utilizzo anche se faccio i capelli morbidi, se faccio le onde, se faccio la piastra, qualsiasi piega, questo va bene. Si mette prima di asciugare i capelli, poi si asciugano e si procede con la piega, con la piastra io ovviamente parlo, perché comunque asciugarli io li asciugo così semplicemente col phon, perché sono liscissimi già i miei capelli,
niente, procediamo con l'asciugatura. Odio asciugarmi i capelli, ragazze. In questi giorni, in realtà, non ve l'ho detto, ma ho prenotato il parrucchiere e mi devo andare a togliere un po' di punte perché sono tutti bruciati. Perché ho esagerato l'ultima volta col decolorante, penso, e appena è finito l'effetto del trattamento che mi avevano fatto, il capello proprio ne ha risentito, veramente. Sono un pochettino incollati tra di loro e a me l'effetto così non piace proprio, sinceramente. Però purtroppo, per quello che voglio fare io, l'effetto è così. Infatti, vedete, non è che cammini chissà quanto bene la spazzola. Ho fatto anche la maschera, figuratevi, però vabbè, ora appena in questi giorni li andrò a tagliare, rinasceranno, saranno un altro tipo di capello, ve lo assicuro, il tempo che levo questo bruciato. Tra l'altro, ancora non ho messo il rossetto, ma già ho messo mascara e matita, neanche si vede. Sono vergognosa, ragazze, ma quale femmina è che non si trucca? Almeno io ce la faccio. Ok, possiamo asciugarli dopo averli torturati con la spazzola. Questa è la prima volta dopo tanti anni che ho il capello ridotto così. Sinceramente, non mi piace proprio. Di sicuro andrò a tagliare la metà dei capelli. Tanto poi ricrescono. Ho finito di asciugare i capelli. Questo è l'effetto del mio capello naturale. Non ho fatto piastre né niente. Comunque, pur essendo molto liscio, ringraziando, le pieghe mi durano. Allora, voglio utilizzare questa. Oggi utilizzo questa. Avevo sentito rumore. Io mi immagino i rumori quando sono a casa da sola. Ogni volta sento rumori inesistenti. Certe volte di notte, che mio marito capita che fa le notti, siccome io ho paura di stare sola, certe volte mentre dormo sento rumori, mi sveglio tipo il cuore che mi salta in gola. Però vabbè, pazienza, ormai mi ci sono abituata. Comunque, si possono fare sia di così, che aspettate che non mi ricordo come si gira. Ah, ok. Oppure si può girare di così e le onde verrebbero meno definite, però sicuramente a me non durerebbero tanto. Quindi andiamo sul sicuro e andiamo a marcare di più l'onda. E siccome mi servono pure per domani, preferisco che mi durino più giorni. E niente, quindi vado a sezionare i capelli. Io me li divido così non ci sto a perdere chissà quanto tempo. Ok. Ragazze, ci sono rimasta malissimo per il Dyson. Cioè, lo volevo da anni, lo guardavo, riguardavo, poi sai, uno ci pensa a spendere 500 e rotti euro, no? E dici, vabbè, dai, non è essenziale, comunque i boccoli te li fai benissimo pure con la piastra, è una cosa in più. Poi ho detto, basta, lo voglio, mi decido, lo compro e non mi tengono le pieghe. Cosa che nei miei capelli, ve lo giuro ragazze, i miei capelli tengono la qualsiasi piega. Ho detto, vabbè, col Dyson vado sul sicuro. E quindi niente, ci sono rimasta malissimo. Gliel'ho ritornato a malincuore, solo che poi ho pensato, ma che me lo tengo a fare, tanto per dire che ce l'ho, sinceramente. La piastra questa funziona tenendo il capello in posa schiacciato per qualche secondo. Guardate che meraviglia. A me piace l'effetto della punta un po' più liscia, quindi non vado proprio a marcare la punta. Finalmente i capelli li ho finiti. Ci vuole veramente pochissimo, più a dirlo che a farlo.
Io ve la straconsiglio perché è bellissima, guardate. Cioè, mi sento anche tipo un leone, bellissimi. Poi mi sono messa a testa sotto, li ho pettinati e quando mi sono alzata sembravo veramente un leone. Comunque, allora, e vi faccio vedere anche come mi sono vestita. Ho messo i Collant, vabbè, sempre quelli un po' più pesantini perché ancora, anche se di giorno c'è caldo, la sera c'è più freschetto. Ho messo la gonnellina, la magliettina, semplice, semplice. E ora metto i miei stivaletti e sono pronta. Buongiorno a tutti, è arrivato un altro giorno, siamo al giorno dopo. Io mi sono appena svegliata e lei pure. No, sto scherzando, lei già è scesa, ha mangiato, vero amore? Sono le 9 del mattino e questa mattina sono sbrigata mio marito con Camilla, poi mi ho messo la sveglia e aspettate, ok. Mi ha messo la sveglia alle 9, mi ha detto dormi un'altra oretta, tranquilla, rimani a letto. Io ne ho approfittato. Non dormivo così tanto da un bel po', che poi alla fine vorrei dire un'oretta e mezza in più, wow. Però comunque ci voleva. Adesso faccio colazione, do una sistemata, veloce a casa, che comunque non c'è molto da fare. E fuori c'è una giornata bellissima, ora vi faccio vedere. Un sole fantastico, sembra estate, e verso le 11 e mezza, no, forse alle 11, ci metteremo in strada che dobbiamo andare in un paese un po' più lontano da casa nostra, che ci dobbiamo incontrare con dei cugini a metà via. Anche loro fanno bene o male un'oretta di strada, 2 orette. Abbiamo deciso di incontrarci a metà via, pranzare insieme, così ci vediamo. Guardate che bel cielo c'è oggi. Adoro io quel contrasto di azzurro e bianco. Sembrano disegnate le nuvole. Qua c'è Cami e qua c'è la mia colazione. Oggi ho deciso di farla all'aperto. Thank you.
Ragazze, noi siamo per strada, ci siamo fermate all'autogrill, avevo bisogno di un caffè e ho preso, per non prendere il caffè a stomaco vuoto, questa qui, all'albicocca, infatti si sente tantissimo il gusto di albicocca, è buonissima. Infatti queste qua appena vado al supermercato voglio vedere se le trovo, proprio di questa marca, sono della frittella, mai mangiate, ma buonissime. E niente ragazze, tra un'oretta circa di strada dovremo arrivare al locale. E stiamo andando verso Randazzo, se non mi sbaglio. Ora glielo chiedo meglio a mio marito. Mi scordo sempre i nomi. Ragazze, noi siamo appena arrivati. Siamo arrivati un po' prima del dovuto, quindi stiamo aspettando ancora i ragazzi che arrivano. Qua è bellissimo. Ora cerco di girare un video e farvi vedere un po' di panorama. Molto molto bello. In pratica siamo ai piedi dell'Etna. Guardate che meraviglioso posto. Super curato, ma credo che qui facciano pure matrimoni perché è molto bello, veramente. Allora, siamo tornati a casa, sono le 7:30, sì, quasi le 7:30, e già sono scesa con Camilla, è stata bravissima ragazze, non ha fatto pipì tutto il giorno, e di solito usa la traversina, ma si è trattenuta, troppo brava ragazze, troppo. Comunque, dopo pranzo siamo andati a mangiare un dolcino. E poi con i ragazzi ci siamo separati, ognuno è andato per i fatti suoi, perché poi si faceva troppo tardi perché loro dovevano fare più strada. E noi siamo passati nella strada di ritorno al centro commerciale e ho fatto un po' di shopping per la casa. Allora, siccome sono fissata con i giochi da tavola, sono entrata da Toy Stories, non mi ricordo come si chiama. Comunque. E abbiamo preso questo e diciamo che è un Cluedo rivisitato, mai visto, e poi vi farò sapere com'è. E comunque sembra molto carino. C'era sia il Cluedo così un po' più sul diciamo genere thriller, e oppure un altro che era ambientato nel mare, non lo so. Comunque io già dall'immagine mi ero innamorata di questo. Quindi lo proveremo. Non è costato neanche tanto, 20 euro, era in offerta. E poi, allora in realtà mi stavo per fare fregare di nuovo da Casanova e stavo prendendo delle tazze. Poi mio marito mi ha detto, allora tu mi hai dato l'ordine di fermarti nel momento in cui vuoi comprare tazze. E così ha fatto. E ho comprato solo per me e mio marito e un servizio da piatti da due. Un piatto, cioè due piatti piani, due fondi e due piccolini, e così tanto per variare ogni tanto mi piace cambiare quando siamo da soli. E vi faccio vedere. Allora, è così, non è nel mio genere di colore, ma mi è piaciuto, molto carino. E l'abbiamo pagato a 3,90 euro a piatto. Poi vi faccio vedere. Questo, quello piccolo, e questo è venuto 2,90 euro a piatto. Bello, questo mi piace tantissimo, così grande. E questo è 3,90 euro. Poi è particolare, tutto disegnato, non lo so, ogni tanto mi ispira mettere a tavola dei piatti diversi, perché c'ho da quando ci siamo sposati quelli in rosa e poi ho comprato quelli classici bianchi da Ikea, però mi hanno stufato. Quando siamo io e lui da soli usiamo questi. E niente ragazze, questo è stato il grande shopping della giornata. E comunque con questo chiudo il video e spero che questi 2 giorni di avervi tenuto compagnia e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!